Mambo, mambo italiano. Mambo, mambo italiano. Non dovevo cantare? Castiglia, dammi, sto signore da domo, ma ti sei stato questo grande hotel tu? Ma te che sei corrente, là che la pagassi tu, eh? O te tra non ci pensas, no? Babbo si fa i cazzi che vuole, non lavora. Ha la pensione di invalido, ma in vita sua non ha mai lavorato una giornata intera. Babbo, ti prego, apri! Anche mamma ha la pensione da invalida. Ma primo, mamma è invalida davvero. E secondo, lavora in casa tutto il giorno. Ma che dire? Enrico, non dare i soldi a tua figlia, che deve prendere il turno. Ti prego di farmi nascere in questo cazzo di palazzo, in questo cazzo di quartiere, eh? Io ti ho chiesto di farmi nascere! In concorso al Festival di Venezia, Bellas Mariposas, il film di Salvatore Mereu, tratto dall'omonimo libro di Sergio Azzeni, è stato presentato ieri al pubblico nell'Aula Magna della Facoltà degli Studi Umanistici di Cagliari, nel corso dell'incontro dibattito coordinato dai docenti di Scienze della Comunicazione Elisabetta Gola e Antioco Floris. La dura realtà con la quale si confrontano delle adolescenti cresciute in un quartiere difficile di Cagliari sta riscuotendo un grande successo tra il pubblico. Questa piccola avventura, sfida, scommessa autarchica che io e mia moglie a un certo punto abbiamo intrapreso davanti a tanti dinieghi, perché nessuna delle istituzioni oggi in Italia ci dà delle garanzie sull'uscita, che non fosse appunto l'uscita in Sardegna più due sale per sale al continente, ci incoraggia, insomma, e ci fa ben sperare. È chiaro che poi una volta che il film, il 25 gennaio, arriverà alle sale italiane, la faccenda si farà molto più complicata e la speranza che nel frattempo qualcosa accada che possa trainarlo. Certo, il risultato in sala, se vogliamo ragionare in termini numerici, oggi è uguale a quello del film precedente, sono in tavola senza che con sole 8-10 copie, quindi senza una grande società di distribuzione dietro come la Lucky Red e senza le copie che contemporaneamente erano uscite sul territorio nazionale. Per cui, se poi si pensa anche ai mezzi messi in campo, è un risultato certamente che appunto lascia ben sperare, anche perché probabilmente nella vita di questo film è intervenuto quello che poi un film ha bisogno del passaparola. Un'occasione per discutere col regista, forse uno dei registi più noti che abbiamo al momento in Sardegna, per discutere di quello che è il suo ultimo lavoro, un successo al di là dei pareri che possono essere più o meno positivi, i giudizi del pubblico sono sempre molto discordi su questo genere di film, però è sicuramente un film molto importante che è stato presentato in concorso al Festival di Venezia e poi è entrato nelle sale, in distribuzione nelle sale cinematografiche con un grandissimo successo di pubblico e quindi l'occasione che avevamo programmato, a dire il vero, prima ancora di sapere quale sarebbe stato il riscontro di pubblico. Quando nuoto dimentico casa, quartiere, futuro, mio babbo, il mondo. Mi dimentico di tutto. Dovevo nascere pesce.